Ciao a tutti, allora, questa qui che indosso è vinaccia di Wycon, perché sicuramente chi è malata come me me lo chiederà, malata di rossetti inteso per il trucco, va bene. Questo è un video haul dove vi voglio far vedere degli ultimi acquisti, soprattutto diciamo questo sarà un video a tema, un video haul a tema, nel senso che ho comprato molte tute, tute, non tute sportive, tutine. I jumpsuit, quelli che fanno adesso tutti va bene. Comunque, la prima cosa che ho comprato, che vi faccio vedere, che non è un jumpsuit, quindi ho già detto una cacchiata, è questo top, preso a 5 euro, molto carino e molto lungo come maglietta. Sì, sotto ho il pigiama, va bene. E molto carino, mi piaceva. Questo color nude era molto bello e l'ho comprato. E adesso passiamo a tutto il resto che ho preso questo negozio Akira, a cui le cose non costano niente. Ok, cominciamo subito. Allora, eccola. Questa è la prima tutina che vi faccio vedere. Forse mi devo mettere in piedi, non lo so. Comunque, a questa tutina taglia unica, sono tutte taglie uniche, mi sembra. Fatta così bianca con lo scollo a V, mi alzo per farvi vedere meglio. Ecco qua, si vede il mio bellissimo pigiama. Vabbè, allora, qui c'è il pantaloncino, così, vedete, sotto non è gonna, è proprio pantalone. È bianca con questi ricami in pizzo e la schiena dietro è così, cioè. C'è sempre il pizzo nero, tutto velato così. È un bello scollo sulla schiena. Questa molto carina. Questa 13,50, se non mi credete, da Akire, questo bellissimo negozio che mi è sempre piaciuto. Sì. Ok, poi altro giro, altra tuta. Questa è una tuta invece, sempre con scollo, non so se si rende, con scollo a V, insomma, eccolo. In vita è legata da questo, legata, cioè è elastica, insomma. E è fatta così. E sì, c'è un pantaloncino anche questa. Eccolo qua. E la particolarità è che ha le maniche qua. Non so se vedete le maniche e anche il fondo del pantalone traforati con, cioè traforati con col pizzo, una specie di pizzo. Sì, mi piace il pizzo, se qualcuno se lo stesse domandando. Non contenta, visto che mi piaceva molto e costava poco, perché pure questa 12,90, ne ho presa un'altra uguale ma nera. Questa mi sa pure zozza. Eccola qua, sempre la stessa, solo che nera. E ho pensato, cioè praticamente io con questa rossa ho delle scarpe rosse belle che ho comprato ultimamente, quindi volevo abbinarle un po', fare una cosa particolare, ecco, i capelli magari legati così, bel rossetto rosso, eyeliner molto pin-up. Invece questa qua ci volevo, cioè questa qua penso che la posso sfruttare un po' di più, perché o la metto così e comunque è elegante, oppure sotto ci metto un corpetto colorato che si intravede e fare tipo un abbinamento. Io pensavo al giallo perché ho delle zeppe gialle, però vabbè. Poi altra tuta. Questa invece è no, lunga, al pantalone lungo, e questa io la volevo da tanto una così. Aspettate che allaccio la cinta così ve la faccio vedere meglio. E la volevo da tanto perché le ho viste, mi piacciono, ma non ho mai trovato qualcosa che mi stesse bene, quindi mi alzo perché sennò non vedete niente. Vabbè, ve la faccio vedere. Vabbè, vabbè. Allora, questa è il monospalla, vedete, va così praticamente col monospalla. Ha una cintura che in questo momento non si regge, ma potete anche cambiarla, infatti penso che la cambierò perché non mi sembra niente di che questa cintura. Non
non si regge molto bene. È molto normale, sotto il pantalone nero lungo, che è abbastanza stretto, ora non troppo, proprio perfetta, proprio bella, bella, bella. Poi, sempre di Achille, prima cosa che ho preso sono... Oh, scusate, eccomi, queste bellissime zeppe, così. Adesso non so quanto si capirà, ma facciamo così. Ecco qua. Ecco. Vedete? Ha aperto davanti, lo spacchia ai lati con la cerniera e una zeppa molto, molto alta. Non so con che cosa farvelo capire. Non lo so. Ah, c'è il telefono, questo è il mio telefono, un iPhone 4 normale, e, sì, sono alte. La cosa brutta e scomoda di queste scarpe, ecco, adesso è pure brutto da farvi vedere perché c'è il cartellino col prezzo sotto, è che hanno la suola, aspettate, la suola piccola, ecco, tolto, e avendo la suola così piccola, se qualcuno non è abituato a camminarci, muore, muore, inciampica, non so che si dice inciampa, lo so. Poi passiamo all'ultima cosa che ho preso da Bershka, e mi sembra che non ho acquistato altre cose, se no me le avrei fatte vedere, non lo so, dopo controllo a caso. Ecco qua, ho preso questo, che cos'è, un body bellissimo, che adesso cercherò di farvi capire come è fatto, ma la cosa è molto difficile. Allora, è un body nero, così, qui è sporco perché quando l'ho provato nel levarlo ci è andato un po' di fondotinta, però non ci fate caso. Allora, praticamente... sotto ha una specie di questo, cioè questa è la coppa del seno, non so come spiegarvelo. Allora, praticamente è velato e si vede, ecco, vedete questo, un altro top che sta sotto praticamente, che si tiene con queste bretelle, con questi fili elastici, e dietro si vede molta schiena e c'è un buco qui, si intravedono le spalline del top e insomma molto 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 bello, mi piace. E una cosa che mi ha obbligato a prendere il mio ragazzo perché gli piaceva sono questi, non leggings, shorts, i pantaloni, i pantaloncini. Questi qua che vanno, che sono a vita alta, questi qui, come dire, mimetici, che non so quando, come, se me li metterò, perché, cioè, per me sono troppo, secondo me sono troppo corti, cioè, guarda, cerco di farvelo vedere se ci riesco, ok, cioè, questi sono i miei pantaloni del pigiama normali. Ok, aspettate, adesso me lo provo per farvelo vedere, ve lo provo sopra, non è che me lo metto. Ecco, l'idea di questi pantaloni è di andare tipo così. E quindi non so se me li metterò mai, perché... Boh. In caso comunque me li metto, perché non me li metto con sotto i leggings, e vabbè. E niente, questo è tutto. E adesso c'è una sorpresa per voi. Vi faccio vedere i capi indossati, se ci riesco. Se non ci riesco, il video finisce qui. Ciao!
don't believe you anymore. Don't believe you anymore. You bled me out, you tore me down. Your time has come, you can go. I'm not a fool. I won't hear another word from you.